Ciao Rosario, come stai? Te stai bene, te sei giù al mare, cazzo. Io ho 56 anni, mi tocca lavorare ancora. Ho iniziato a 15 a lavorare, figa. Cazzo, te la godi la vita, sei giù vicino all'Etna, vino buonissimo, con il terreno solforeo fatto la polvere di vulcano. È qualcosa di eccezionale, perché lo so, chissà che vini che vengono fuori da quella zona lì. Poi mangi benissimo. E poi c'è la nostra Inter che mi sembra diventata una com'è che posso dirti? Sembriamo la squadra dei miracoli. Abbiamo Lazzaro, abbiamo Sensi, abbiamo Barella. Minchia, che cazzo è? Lazzaro, alzati, cammina, o se non cammini prendo la Barella senza Sensi. Tutto un gioco di parole, ma figa, qui ci vogliono i top. Con questi tre siamo ancora 25, 28, 32 punti da quelli là, quelli là non hanno ancora preso nessuno ufficialmente, però sento che, cazzo, sta gente che torna, vuol tornare là, ci sarà anche un motivo perché vuol tornare là, no? Che scappano dal Milan per andare alla Juve. Questo è un segno che io sono contro il sistema della famiglia che li comanda, ok? Però, cazzo, stanno veramente bene, perché questo qua era a Parigi, nel Paris Saint-Germain, cioè, poi sceicchi, presidenti, soldi, ma giocatori forti, ma gli mancava qualcosa e piuttosto viene qua a fare ancora il secondo, perché gli piace il gioco del calcio, no? Dopo, quando si ride, si scherza, si prende in giro, ok, ma vuol dire che Buffon ha proprio nelle vene, c'è il gioco del calcio ancora, è ancora in forma per l'età che ha, in formissima direi. E quindi niente, quindi si parla del nulla, con questa gente qua siamo una campagna acquisti buonissima, per chi però? Lazzaro cos'è? Cos'è? Chi lo conosceva fino a 2 settimane fa? Ma chi cazzo lo conosceva Lazzaro? Ma cos'è? Lazzaro è... abbiamo sempre riso quando per scherzare e ridere, Lazzaro alzati e cammina, cioè chissà le volte che a San Siro gli diranno questo. Io spero, io talmente sono nero azzurro, spero di sbagliarmi. Poi mi stanno arrivando delle immagini in questi giorni, non so perché, ma è 30 anni che abbiamo vinto lo scudetto, dei record, e io avevo vissuto quella squadra in una maniera incredibile, tutte le domeniche, spesso a San Siro, con la mia donna andavo, cazzo, grandissime, che campionato che avevano fatto, che squadra Rosario, vai a vedere delle immagini, perché se il centrocampo di Mourinho era forte, questo era... non dico sullo stesso livello, ma ci siamo quasi, anzi io li paragono tranquillamente. Io Matteoli, Matteus, Nicola Berti e Alessandro Bianchi, cioè stiamo parlando, giocavano contro la squadra che è stata definita la squadra più forte della storia del calcio, i club. Quindi ti dico solo questo, giocavano contro questa squadra per 2 o 3 anni, se la sono giocata, tutti i santi derby se la sono giocata, li hanno persi e li hanno vinti, ma se la giocavano quando schieravamo questa squadra. Prima di arrivare i tedeschi no, c'è stato un derby, a quel punto lì è dovuto intervenire Pellegrini su consiglio di Trapattoni, su non so chi è che era il direttore sportivo, forse non mi ricordo, non voglio dire sciocchezze, forse Mazzola, non lo so. Comunque avevamo fatto un derby febbraio o marzo, ci avevano disintegrato, era finito 2-0, ma poteva finire 10-0, no, capito?
erano stati devastanti. Allora era intervenuto molto bene sul mercato quell'anno lì. Nessuno, io non ci credevo che cambiando 5 o 6 titolari nuovi si andava a vincere lo scudetto, e invece non è che si è andato a vincere, mi sembra che si è fatto il record di tutta la storia dei campionati di Serie A. E guarda che ne avevamo presi di titolare, allora avevamo preso nuovo il terzino sinistro Andreas Bremen, campione del mondo, ti dico solo questo. Poi avevamo preso Alessandro Bianchi, mi sembra che era stata la promessa più bella del campionato precedente, forse giocava a Cesena, forse, no? Non sono sicuro. Poi rigenerato dalla partenza di Scifo, era rigenerato Matteoli, era tornato a quello che io vidi per anni e anni giocare nel calcio Como, nel Como Calcio, che era un centrocampista che oggi come oggi, cioè, non so a chi si può paragonare, non riesco a trovare un giocatore in questa, forse l'unico che mi sembra che potrebbe assomigliare un po' a Matteoli è quello che è là a Bergamo, ma lui gioca molto più avanti. Matteoli era nato come il Papa Gomez, ma dopo vari allenatori sono riusciti a spostarlo indietro di 30 metri a giocare al calcio, e ti dico che era uno spettacolo, perché aveva una tecnica di base unica, piccolino, era uno spettacolo vederlo giocare. Quindi sono arrivato a Breme, poi avevamo preso Alessandro Bianchi, poi avevamo preso dalla Germania, è arrivato anche Lothar Matthäus, che era, mi sembra, il capitano del Bayern di Monaco, quindi grande investimento del signor Ernesto Pellegrini, veramente. E poi, non contento, avevamo preso anche il centravanti della Fiorentina, Ramon Diaz. L'abbiamo preso l'ultima giornata del calciomercato, mi ricordo ancora, perché prima di lui avevamo preso il campione d'Europa di club in quell'anno lì, che aveva fatto un gol anche nella finale, mi sembra, Majer si chiamava, un giocatore del Marocco spettacolare, però non aveva passato le visite mediche. Mancavano 2-3 giorni a finire il calciomercato, che una volta iniziava e finiva a tac, e non c'era, non era come adesso. E allora siamo andati a Firenze, abbiamo preso Ramon Diaz. Poi abbiamo preso quello che ci ha fatto fare un ennesimo salto di qualità nel centrocampo, che è stato, ha scritto la storia anche lui dell'Inter, Nicolino Berti, spettacolare. Soltanto che lui aveva un difetto, gli piaceva troppo la figa, troppo la figa, gli piaceva troppo, e ha reso la metà di quello che poteva rendere. Io sono convinto, lui ha vinto 3 coppe UEFA o 2 coppe UEFA, è un campionato da protagonista, sì, lui ha vinto, sono sicuro che ha vinto da protagonista la prima coppa UEFA del 91, la seconda del 94, e forse era in rosa anche con Ronaldo, sì, lui ha fatto in tempo. Non era titolare assolutamente, ma il 91 e il 94 è stato grande protagonista della Coppa, delle due grandissime Coppe UEFA, che a quei tempi, sai com'è, quelle che adesso fanno la Champions League, a quei tempi la seconda, la terza e la quarta facevano la Coppa UEFA, e ti lascio immaginare il livello di quelle Coppe UEFA lì. Non dico nient'altro, ti dico solo quello, dopo sentirai tutti bla 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 bla, ma è così. E davanti giocavano Diaz e Serena era la puttana delle grandi squadre, ha giocato nel Milan, nella Juve, nell'Inter, da non dimenticarsi mai. Ti ho detto che giocavamo contro il Milan, che era, è stata definita, non l'ho definita io o nessun altro, non è che l'hanno definita così, tifosi del Milan, ma
qualcuno che capisce di calcio ha detto che quella squadra lì era la squadra, è stata la squadra più forte a livello di club, ok? E in più si giocava contro il Napoli, il Napoli di Diego Maradona. Beh, io andai là, non so, forse mancavano 5-6 partite a finire il campionato, eravamo stati talmente devastanti che avevamo 10 punti, no? Ci bastava, dovevamo vincere contro il Napoli, mancavano 5-6 partite e si festeggiava lo scudetto. Beh, ti dico che il primo tempo era stato uno spettacolo, però per il Napoli, figa, giocavano davanti Maradona, Giordano o Carnevale e Careca. Non ti dico Ferri, Bergomi e Mandorlini cosa dovevano fare per fermarli. In più dovevano spaccare Andreas Brehme, veniva verso il centro perché erano incredibili tutti e tre. E quindi primo tempo 1-0 per loro, il secondo tempo c'era una folla incredibile, non era come adesso che c'erano i posti, i seggiolini, sì, c'erano i seggiolini, c'erano le gradinate e sarà state 100.000 persone, è stata una cosa, sospinti da un pubblico senza parole, emozionante. Forse qualche foto ancora, non so se c'era qualcuno a casa in Italia, le mie foto che avevo fatto insieme a un ragazzo del mio paese. E arrivò la vittoria a un quarto d'ora dalla fine, l'ultimo quarto d'ora eravamo giù con i santini a sperare che Maradona non inventasse niente. Comunque, tutto questo per dirti che è bello parlare di calcio, questo sport bellissimo. Non mi piacciono questi mesi perché sono mesi inutili, si parla del nulla, del niente, del calciomercato che non c'è niente, non escono i soldi, non lo so. Comunque, un saluto, ci sentiamo alla prossima, tu quando vuoi manda i tuoi spunti, che io sono tutto contento di parlare di calcio, mi piace, ok? Ciao amico mio.